Gentilissime amiche e gentilissimi amici, io comincio sempre così. Buona connessione da Roberto De Angelis, RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S, Stapp Radio Stefano Tini, come stappare la bottiglia, si torna al passato, si trasmette al presente, questo vuol dire Stapp Radio, e tutta la famiglia di Audio Radio, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, collegata con noi. Salutiamo in particolare, perché in diretta, in questo istante me lo comunica Giuseppe Ruggeri, anche Niceto Radio Web di da San Pier Niceto di Messina. San Pier Niceto chiaramente non vota per le elezioni comunali di Roma, però mi ha detto il suo direttore che è piacevole, simpatico, costruttivo e positivo sentire le voci dei candidati alle prossime elezioni comunali e candidati per i 15 municipi romani. Oggi di nuovo abbiamo una carissima amica che avete già sentito in tante rubriche sia su Stapp Radio che su RDA Radio 1 parlare di sport e non solo. Oggi però l'abbiamo nella rubrica In tre puntini sospensivi sieme, quindi insieme. Abbiamo Maria Pia Pace che è candidata al secondo municipio per la lista Fratelli d'Italia e parleremo con lei di questo contesto particolare. Maria Pia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, qui la direttrice di testata giornalistica mi ha detto che io dovrei usare il lei con tutti i candidati, da destra a sinistra, da sinistra a centro, a destra e via discorrendo. Però chiedo scusa della digressione alla direttrice di testata, parlando con te io a dare del lei non ci riesco sinceramente, quindi penso che il discorso si possa svolgere anche dandoci reciprocamente del tu, come facciamo nella vita di tutti i giorni, no? Assolutamente, Roberto. Allora, mi dispiacerebbe se tu mi dessi del lei, sarebbe troppo poco confidenziale vista l'amicizia che ci lega. Certo, però questo c'è un codice, qui mi hanno dato un codice che sembrano i comandamenti che Mosè diede lì ai pastori sul Sina, insomma, mamma mia, peggio che camminare su un filo spinato. E pensare che poi le propagande elettorali, insomma, le ho fatte anche in gioventù, quando trasmettevo che avevo 25-26 anni, oggi ce n'ho 120, per cui insomma qualche cosa mi sarò pure imparato, magari la vecchiaia mi ha allentato i riflessi, sono rimbambito, però dai, un certo codice di comportamento etico come presentatore penso, ritengo di saperlo fare se in minima parte, come tu riesci a fare l'opinionista a 360 gradi. Certo, ti va dato atto di questo Roberto, sì assolutamente. Ci proviamo. Allora, diventiamo ufficiali. Maria Pia Pace, candidata al secondo municipio di Roma per la lista Fratelli d'Italia. Domani sera alle 24 si chiuderà la campagna elettorale. Noi approfittiamo di questa circostanza per salutarti, darti il nostro più caloroso benvenuto e sentire insieme con te quali sono i problemi più gravi, più immediati che ha il secondo municipio e una volta, se tu venissi eletta, cosa pensi di portare subito all'ordine del giorno del nuovo Consiglio di Municipio? Allora, innanzitutto Roberto ti ringrazio per questa opportunità, per questa vetrina che mi state fornendo. Ora, rispondendo alle tue domande, i problemi del secondo municipio sono molteplici, perché come tu ben sai è un municipio assolutamente molto vasto e nasce dall'accorpamento con l'ex terzo, per cui è un secondo municipio originario con l'aggiunta del quartiere Nomentano Italia e San Lorenzo, per cui è diventata una zona effettivamente estremamente vasta. Ti posso dire che di problemi ce ne sono molti, ma problemi che portiamo avanti da moltissimo tempo, quindi non soltanto problemi che poi nascono e sopraggiungono quotidianamente, ma ci sono tante questioni irrisolte sia nel quartiere Nomentano che nel quartiere Trieste Salario. E, diciamo che io in questi anni sono stata molto vicina come cittadina ad alcuni comitati di quartiere, quindi prendendo a cuore una problematica, una questione piuttosto che un'altra. Uno dei punti focali è sicuramente legato al verde pubblico, quindi al fatto che in questa zona, cioè nel quartiere Trieste piuttosto che nel Nomentano Italia, ci sono moltissime ville chiuse, prima fra tutte Villa Massimo, sulla quale insomma sono state una questione che ormai
va avanti da 3 anni, una villa che è stata chiusa per problemi legati alla concessione dell'area giochi piuttosto che dell'area ristoro, area ristoro che continua ad essere aperta a discapito della villa stessa, sentenze di consigli di Stato, del Consiglio di Stato, del TAR, di nuovo del Consiglio di Stato, va rimessa a bando tutto. All'atto pratico la villa è chiusa, nonostante il Comune sia stato chiamato in causa e sia stato chiesto che debba appunto procedere al riavviamento del bando e alla riapertura della villa. Villa Blanc, che è stata venduta anni fa, anzi svenduta per utilizzare un termine preciso, alla Luis, per cui esiste un comitato di quartiere, appunto il comitato Villa Blanc, che ha chiesto sin da quel momento, perché ormai la villa è chiusa da un ventennio quasi, la riapertura o comunque, essendo di proprietà della Luis, la cui Luis vorrà realizzare comunque una sede distaccata dell'università piuttosto che project management e quant'altro, sia comunque di fruizione pubblica nelle ore diurne, ovviamente, cosa che non è stata accettata dalla Luis e causa che non viene perorata. Non è stata perorata né dal comune né dai cittadini né dal municipio. E se poi vogliamo mettere il problema del parco Nemorenzi, adesso è stata ridata in concessione l'area del bar, però le condizioni in cui versa sono, parliamo del parco Virgiliano, sono assolutamente disastrose. E quindi questo del verde pubblico, nonché anche la messa in sicurezza e la riqualificazione di Villa Chigi, quindi questa del verde pubblico, delle ville e dei parchi è sicuramente uno dei problemi principali, ma naturalmente non l'unico. Penso che il secondo municipio non sia assolutamente esente dall'avere problemi che il nostro candidato sindaco Giorgia Meloni, ma che comunque tutti i candidati sindaco hanno voluto esporre in questi giorni, che sono legati sia al problema sia alla questione dell'immondizia, sia alla questione delle buche, dell'illuminazione, quindi della sicurezza. E se vogliamo continuare ad andare nello specifico, un grosso problema che attanaglia questo quartiere è la riqualificazione della stazione Tiburtina, del piazzale ovest della stazione Tiburtina, questione che io ho seguito sia giornalisticamente parlando che come cittadina, quindi affiancando il comitato Rinascita Tiburtina, più che affiancando, sostenendo la loro battaglia, che è quella dell'abbattimento della sopraelevata nel piazzale antistante della stazione, abbattimento che era previsto nel progetto di ristrutturazione della stessa stazione Tiburtina, progetto dell'RFI, che era stato approvato, se non sbaglio, con l'amministrazione dell'ex terzo municipio Marcucci, quindi ormai si parla di circa 7-8 anni fa, e che effettivamente non è stata mai esecutiva, quindi tale abbattimento non è mai avvenuto. Perché non è mai avvenuto? Perché è sopraggiunta la malsana ipotesi di realizzare su questa sopraelevata quelli che noi cittadini chiamiamo gli orti urbani, o che più propriamente si chiamano giardini agronomici, perché ha preso forma questa malsana ipotesi, perché questa associazione che ha presentato il progetto ha cercato di scavalcare in qualche modo quello che è l'iter amministrativo attraverso i vari salotti romani. In buona sostanza, per colpa di questo progetto che sembra essere piaciuto molto al, per fortuna, ricaduto sul sindaco Marino, nonché al presidente del secondo municipio Giuseppe Gerace, mi è stata millantata questa ipotesi di realizzare questi giardini agronomici, o comunque è tornata di nuovo in essere. Motivo per cui si è ridiscusso nuovamente sull'approvazione dell'abbattimento della sopraelevata, nuovamente approvato, in buona sostanza doveva andare in abbattimento nell'inizio dell'autunno 2015,
però dalla primavera del 2015 tale iter è bloccato al segretariato, motivo per cui la stazione Tiburtina versa in una condizione di degrado paurosa, rappresentata dal fatto che la sopraelevata in qualche modo sia faccia da tetto a malviventi e barboni, motivo per cui molti dei treni ad alta velocità, perché tutti sappiamo che la stazione Tiburtina è diventata la prima stazione romana per i treni ad alta velocità, specialmente Italotreno, effettivamente hanno presentato delle rimostranze, perché molti utenti di questi servizi delle Ferrovie dello Stato non scendono a Tiburtina, quindi la stazione Tiburtina, proprio per questi motivi di qui sopra, non ne usufruiscono, quindi diciamo è una stazione che non viene più presa troppo in considerazione dagli utenti dell'alta velocità. Ah, e questo è un danno sia per coloro che gestiscono i treni, sia per tutto il sistema delle ferrovie italiane, perché significano meno introiti e significano cercare magari viaggi alternativi che eludono, come hai detto tu bene, la stazione Tiburtina. Noi 2 giorni fa, a proposito della stazione Tiburtina, abbiamo pubblicato sulla mia pagina di Facebook e di Twitter un reportage fotografico con le tende degli immigrati. Io dico semplicemente una cosa. I negozi della stazione Tiburtina, mi permetto di proseguire su questo discorso, sì. Sono moltissimi negozi, esercizi commerciali all'interno della stazione Tiburtina, che doveva rappresentare in un certo qual modo anche un polo commerciale in questo senso, sono chiusi. Sì, abbiamo notato. Domanda allora, cioè qui non si tratta di essere razzisti come ci hanno accusato da più parti, ma se tu non hai le strutture sufficienti per ospitare migliaia di persone, e parlo di immigrati normali, nel senso che di famiglie o di gruppi di sventurati nelle loro nazioni che cercano un rifugio, un tetto qua da noi per tentare di migliorare la loro situazione di vita, non parlo invece dei delinquenti in casa loro, perché di delinquenti già ce ne abbiamo tanti in casa nostra, ci prendiamo pure quelli degli altri e abbiamo fatto bingo. Però guarda, proprio diciamo che la stazione Tiburtina è attanagliata da questa problematica, c'è stato aperto il centro Baobab chiuso qualche mese fa, ed ora si millanta l'ipotesi, contro la quale noi ci opporremo assolutamente, della possibilità di aprire nuovamente un nuovo centro immigrati in quello che è l'ex Ittiogenico, che è un parco stupendo proprio a ridosso della stazione Tiburtina, più propriamente della stazione degli autobus, di quello che si chiama il Tibus, sul quale ci sarebbe anche una richiesta di spostamento, ma al di là di questo insomma sarebbe troppo lungo poi da spiegare. Sì. La cittadinanza chiederebbe invece l'utilizzo, la riqualificazione dell'ex Ittiogenico e messo a disposizione di associazioni culturali, di quartiere e quant'altro. Oh, venga, quindi. Che poi Maria Pia, chiedo scusa perché io tante volte tolgo la ufficialità del diplomatichese, cioè di questo linguaggio dove bisogna girarci intorno. Nessuno ce l'ha contro gli immigrati in quanto tali, però non mi puoi portare tutta la manovalanza negativa del tuo paese spacciandomi per immigrati, e parlo di gente che già si è macchiata di reati nel territorio di appartenenza, li porti in Italia, non fanno nulla, questi vanno a delinquere lo stesso come facevano nel loro paese. Invece se riuscissimo ad aiutare famiglie tra virgolette normali, un nucleo familiare normale, ma chi dice nulla, anzi tendiamo una mano, però per tendere la mano devi avere le strutture sufficienti per poterli accogliere. Allora, se l'accoglienza nel momento in cui le strutture mancano per noi, Roberto. Esatto. Allora, però, se l'accoglienza sono le tende azzurro, blu scure messe sopra il marciapiede, perché questa è l'accoglienza, è una presa in giro per noi utenti e contribuenti di Roma e per loro stessi, che non puoi ospitare delle persone in quelle condizioni perché non sono stracci da buttare al secchio dell'immondizia, sono esseri umani. Allora, per aver detto questo, da tante parti abbiamo ricevuto come redazione
considerazione l'epiteto di razzisti, ma a me non sembra razzismo, perché se io vengo a casa tua non mi fai dormire sul pavimento vicino lo sgabuzzino o il ripostiglio, casomai mi metti a disposizione un divano letto, un qualcosa affinché io possa stare comodo quei 2 o 3 giorni. Sappiamo bene che il vero razzismo è nei confronti degli italiani in questo momento. Esatto, sì, però allora, tornando all'argomento, se tu non hai le strutture sufficienti, cosa ti vuoi ospitare mai? Certo. Cioè, è un controsenso questo, no? Sono pienamente d'accordo in questo senso. E quindi diciamo che il problema della stazione Tiburtina a tutto tondo, tra il Tibus, quindi la riqualificazione del piazzale Ovest, la riqualificazione dell'ex ittiogenico, diciamo che sono un elemento portante di quello che è il nostro progetto qualora dovessimo essere eletti. E ovviamente non sono gli unici problemi che andremo ad affrontare, però non mi voglio dilungare. No, assolutamente, però ecco, questo... No, quello che ci tengo a dire è che io, come il candidato con cui sono in coppia, Giovanni Provenzano, perché ci teniamo a precisare che può essere espressa la doppia preferenza, chiamata cosiddetta preferenza di genere, quindi nel momento in cui vengano scelti un uomo e una donna. Quindi io sono in accoppiata con Giovanni Provenzano, con il quale diciamo sono vicina da anni nella politica territoriale del nostro quartiere di riferimento e di residenza. Quindi la nostra diciamo un'attività svolta da cittadini in questi anni, e quindi un'attività che ci ha fatto avvicinare ora all'uno piuttosto che all'altro comitato, qualora dovessimo, di quartiere ovviamente, qualora dovessimo essere eletti, noi continueremo a svolgere questo tipo di attività, nel senso che la vicinanza al popolo, quindi ai residenti, sarebbe primaria, nel senso che la collaborazione con i cittadini comitati sarebbe fondamentale anche poi per l'attività amministrativa, quindi sia per venire a conoscenza di qualche problema che ovviamente magari è fuori dalla tua competenza territoriale, dalla tua zona di residenza, e quindi non puoi renderti conto, eccetera, no? Certo. Tutto quello che succede in una zona così bassa come quella del secondo municipio. Quindi portare avanti l'attività e le diverse problematiche proprio a braccetto con i residenti, con la popolazione, questo sarebbe fondamentale per noi. No, è fondamentale, infatti. Maria Pia, siccome il tempo tecnico è lo stesso per tutti i candidati, devo correre a farti delle domande per lasciarti poi il messaggio finale. Parliamo del problema rifiuti in secondo municipio, c'è la raccolta differenziata o i cassonetti i cassonetti traboccano di immondizia, arrivano i rovistatori e buttano tutto per terra? La raccolta differenziata c'è e c'è in maniera diversa sulle varie zone del secondo municipio. Quindi innanzitutto non tutto il secondo municipio ancora gode della raccolta differenziata, soprattutto per l'umido. Ecco, per esempio nel quartiere Trieste, che è il quartiere di mia residenza, è arrivata da pochi mesi la raccolta dell'umido, e noi abbiamo per l'umido i secchi sulla strada, mentre per esempio il quartiere San Lorenzo ha la raccolta porta a porta, il quartiere di Piazza Bologna ha il camioncino che ritira l'umido, quindi ogni quartiere ha una gestione diversa per la differenziata, quantomeno per l'umido. Per tutto il resto sappiamo che abbiamo i secchi per strada e abbiamo il problema dei rovistatori. Abbiamo il problema dei rovistatori e abbiamo il problema del mancato ritiro dell'immondizia, perché purtroppo questa immondizia viene ritirata una o due volte. Mi venne detto dalla commissione con la quale io conferì qualche mese fa, 2 volte la settimana. Sì. L'immondizia viene ritirata 2 volte la settimana. E non va bene questo, assolutamente. Sono di festa, ti posso assicurare che i secchi sono trabordanti di immondizia. Soprattutto adesso che andiamo incontro al caldo estivo, perché ho temperato o afoso, ma lì gli odori nauseabondi veramente sarà da mettersi la mascherina. Dopo la presenza di ratti, Roberto, questo va segnalato, ci è stato segnalato da moltissimi cittadini residenti nella zona di Piazza Bologna,
via Ravenna e zona circostante, quindi andando proprio verso Villa Massimo, che purtroppo la presenza di ratti è stata riscontrata sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, ma per forza di cose è inevitabile questo. Certo, è inevitabile. Maria Pia, velo in maniera sintetica, mi rendo conto che qui ne dovremmo parlare addirittura qualche ora, chiamare qualche esperto, però questa è, diciamo, una locandina di presentazione di progetti e obiettivi per le elezioni comunali e municipali. Il traffico privato e i mezzi pubblici in secondo municipio, mi si dice che qualche volta i mezzi pubblici vanno in tilt, corrisponde, non corrisponde, che ne hai tu? In tilt, Roberto, vanno in tilt o comunque purtroppo siamo costretti ad aspettare l'autobus con una media di 25 minuti. Che diventano poi carri bestiame a questo punto, no? Esatto. Oh, e il traffico privato invece mi si dice che qualche volta lì si cammina prima, seconda e ti fermi, e per fare un tratto breve ci vogliono anche 40 minuti. Assolutamente, io ti dico che per lavoro la settimana scorsa sono andata da Corso Trieste a San Lorenzo impiegando esattamente 50 minuti. E non è possibile, cioè è assurdo che... E ti avrei impiegato la metà del tempo. Però succede, e se i mezzi pubblici funzionassero, non dico a meraviglia, ma normalmente tu lasceresti a casa la tua autovettura privata per brevi spostamenti, per medi spostamenti. Per non parlare del problema dei parcheggi, tra l'altro noi in questa zona, proprio sotto la metro B1 di Piazza Annibaliano, esiste un parcheggio che è chiuso, non è stato ancora collaudato, esiste dal momento dell'apertura della metro B1, sì. e che ovviamente i cittadini hanno chiesto essere aperto al pubblico e per il quale sembrava che la vecchia amministrazione si volesse adoperare proprio per fare questo. In realtà ancora non è stato fatto niente, quindi anche questo rientrerebbe nelle nostre priorità. Oh, come priorità il manto stradale in secondo municipio, in che condizioni sta? Nelle stesse condizioni in cui sta tutto il manto stradale di Roma, se pensi per esempio che via Lorenzo il Magnifico, che è la strada che porta da Piazza Bologna alla stazione Tiburtina, viene ripetutamente chiusa nel tempo perché si aprono delle voraggini in continuazione. Oh, mi segnala qui... Prendo poi anche la viabilità a deviare. Mi segnala qui Patrizia di via Catanzaro, che penso che sia nelle adiacenze di via Ravenna, se non vado errato. Sì, esattamente. Che anche a via Catanzaro l'asfalto cede troppo spesso. Rifanno i lavori e dopo 3 giorni ristiamo da capo a piedi perché basta un diluvio di pioggia e l'asfalto si apre. Per non parlare del problema dei marciapiedi legati al quadrilatero di Piazza Bologna, marciapiedi che sono stati rifatti con dei mattoni che purtroppo si sono tutti sollevati, arrecando anche problemi fisici, perché molte persone sono cadute, si sono fatte male a causa di questi marciapiedi a mattoni che sono stati fatti. Bisognerebbe rifarli, ma di sinistra. Esatto, bisognerebbe rifarli da capo a piedi, perché questa scelta è stata completamente errata, da quanto sto capendo. Sì, una scelta errata, qualcuno ci avrà guadagnato. Ecco, non di certo la cittadinanza. Oh, questa chiaramente è una nostra sensazione, certo. In più, perché altrimenti, se no, cioè coloro che hanno progettato questo l'hanno progettato contro la cittadinanza, questo stento a crederlo, magari, no? Che dirti, non so, io ho tratto le mie conclusioni. Certo, tutti noi abbiamo tratto le nostre conclusioni, ma io a microfono acceso devo dare, come tu sai, un colpo al cerchio e un altro alla botte, è logico questo. Esattamente, sì. Però è stata una scelta errata, e chi ha scelto questo poi ne paga le conseguenze anche in termini di voto, perché se io ti ho nominato mio rappresentante e tu hai clamorosamente fallito anche in queste situazioni di edilizia, di marciapiedi, di manto stradale, di rifacimento dei palazzi e di tante altre cose, io ti punisco mandandoti a casa. Questa è democrazia, no Maria Pia? Certo, certo, assolutamente sì. Oltre questo, hai anche qualche iniziativa particolare, qualche iniziativa degna di risalto che vogliamo lanciare in 3 minuti e mezzo, Maria Pia?
Ma un'iniziativa particolare rispetto a queste che già ti ho detto è sicuramente quella che chiederemo a breve, sarà la riqualificazione di Piazza Santa Costanza. È la piazza che antistante la scuola San Leone Magno, dove si crea, tu puoi immaginare all'uscita della scuola, una congestione non indifferente, soprattutto perché non c'è la possibilità di sostare, di parcheggiare per scendere a prendere i figli, con una sorta di rotatoria che non si capisce in realtà di cosa si tratti, problema di viabilità creato dal cambio di sensi una volta aperta la metro B1 di Piazza Annibaliano. Quindi comunque la riqualificazione di Piazza Santa Costanza è sicuramente una delle nostre priorità, insieme ovviamente alla riapertura di Villa Massimo. E poi ci sarebbero anche problemi legati al centro sportivo di Via Como, i campi da tennis di Via Como ormai versano in uno stato di abbandono da anni, era in progetto di darli in gestione alla CAM, poi è andato tutto in malora. Come l'apertura della palestra di Campo Artiglio, quindi la palestra di Campo Artiglio esiste anche lì da più di un decennio. Qualche anno fa qualcuno si era vantato che la palestra sarebbe stata aperta di lì a breve col collaudo e quant'altro. In realtà tutto questo non è avvenuto, la palestra continua ad essere chiusa, pur esistendo, pur essendo stati spesi dei soldi. Non è stata collaudata, sta lì in giacenza, quindi sono veramente tante le problematiche da dover risolvere, non ce n'è una in particolare. Ecco, però da quello che abbiamo ascoltato fino adesso, se abbiamo voglia di cambiare come secondo municipio, adesso mi rivolgo ai residenti del secondo municipio, c'è una possibilità in più: votare per la lista Fratelli d'Italia la candidata Maria Pia Pace, che si impegnerà con tutte le sue forze per tentare di cambiare tutte queste situazioni negative, non con la bacchetta magica come mascherina. Insieme, certo, esatto, a Giovanni Provenzano, perché l'unione, certo, fa la forza, Roberto, e quindi essere più voci all'interno di uno stesso consiglio municipale ti consentirebbe ovviamente di fare qualcosa di, certo, e in questo necessario, fare la doppia scelta nel momento in cui la legge ce lo consente. Esatto, in questo rispondo a tale Patrizia, signora e signorina, che mi ha scritto: ma sta ragazza che c'ha la bacchetta magica e non lo sappiamo? No, non è così, non hai la bacchetta magica, però ci provi, no? Ci provo, ma dobbiamo appunto avere più voti possibile per rientrare, soprattutto avere una maggioranza. Per questo invito a votare Fratelli d'Italia indistintamente nel secondo municipio, il nostro candidato alla presidenza, che è Andrea Signorini, perché avere la maggioranza ci consentirebbe di poter fare qualcosa di più. Ma soprattutto, Roberto, il decentramento amministrativo è fondamentale ed indispensabile in una città come Roma, ma dobbiamo sottolineare che avere poi un sindaco, quindi avere poi la maggioranza anche in Campidoglio, ovviamente renderebbe tutto più facile. Quindi, certo, votare Maria Pia Pace insieme a Giovanni Provenzano nel secondo municipio è fondamentale per risolvere i problemi del secondo municipio, o comunque per cominciare a muoverci in favore delle tante problematiche esistenti che attanagliano questo quartiere. Ma è tanto fondamentale votare Giorgia Meloni in Campidoglio, perché questo, quindi avere una maggioranza anche in Campidoglio, ci consentirebbe di essere ascoltati. Oh, consentirebbe magari a Roma di girare e di voltare pagina secondo i vostri intenti e progetti. Speriamo che la popolazione ascolti questo tuo messaggio, come il messaggio di tutti gli altri che sono venuti prima di te in questa rubrica. E poi soprattutto l'esortazione è quella che domenica prossima cerchiamo un minuto per andare a votare, visto che ci hanno ristretto alla sola domenica, no Maria? Andiamo a votare, perché come hai detto tu, ci vuole veramente un minuto. Ognuno di noi vota vicino casa,
quindi nessuno sarà costretto a prendere l'auto per andare a votare. Le previsioni del tempo sono belle, per cui ci andiamo a mangiare un gelato con i nostri figli prima di andare al parco a giocare a palla, passiamo un attimino al seggio, mettiamo la croce, votiamo e siamo liberi, perché come si dice, si sa che è così, è un diritto e un dovere al tempo stesso. Esprimiamo il nostro diritto e dovere al tempo stesso, perché poi non ci dovremmo lagnare se certi personaggi non idonei poi vanno a ricoprire dei ruoli molto delicati e non faranno il bene della nostra città. Pensiamoci un attimo prima, Maria Pia, è giusto così? Pensiamoci oggi che è 2 giugno e che si festeggia non soltanto la festa della Repubblica ma anche il suffragio universale. Esatto, Maria Pia Baci, io ti ringrazio del tuo prezioso intervento, ti lascio naturalmente al tuo lavoro elettorale che si chiuderà domani sera alle ore 24, noi ci risentiamo poi prossimamente sempre per le nostre rubriche radiofoniche. Ti mando un grande abbraccio e un bellissimo saluto. Abbraccio anche a te Roberto, grazie per la possibilità. Per carità, grazie a te Maria Pia Baci. Allora, lasciamo così Maria Pia Baci, candidata del secondo municipio per la lista Fratelli d'Italia, e noi rimaniamo in onda con la prossima programmazione. Grazie.